ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano a fare la festa: Cooperativa, Proloco, Alpini, Zorzoi, Soriva, Servo, tutti ci hanno dato una mano. Però in particolar modo vorrei ringraziare Davide Del Cortivo, perché oltre a essere il mio migliore amico è diventato matto per questa festa qua. Gli pagheremo le terme la prossima settimana, o lo psicologo, non so cosa. Spiego due cose. Per il pranzo, sempre Davide, visto che ha fatto poco, lo mettiamo sempre lui a lavorare. Insieme a Daniel saranno qua all'inizio, che faranno pagare, sarà dato un tagliandino per chi mangia, e sarà quando a sedere verrà. No, passeremo a riprendere il tagliandino e sarà consegnata la maglietta celebrativa a tutti. Le taglie le ha scelte Davide, quindi sono un po' piccole. Se le sceglievo io ero un po' più grande, ma va bene. Adesso passo la voce a Iseo, che ha qualcosa da dirci. Non sono più abituato a parlare col microfono, ma vediamo di fare il nostro meglio. Io volevo andare a ruota libera, però mi è un po' difficile ricordare 50-60 anni di storia. Ci sono tanti nomi, tante date, e quindi mi sono preparato sostanzialmente un po' di traccia del discorso che volevo fare. Intanto do un mio benvenuto personale a tutti voi. Sono da tanti anni ormai che non sono più all'interno della società, ma credo che sia stato uno dei più bei momenti della mia vita, diciamo così, ricreativa, di amicizia, eccetera. Comunque, un saluto. Credo di dover dire un grazie anche all'organizzazione, che ha saputo mettere insieme un così grande numero di persone, di tesserati, non tesserati, di cittadini. Quindi vuol dire che è una cosa che ha coinvolto molto, molto la popolazione. Credo che non sia stato facile recuperare e rintracciare tutte le persone che hanno in qualche modo militato nell'Unione Sportiva Sovramonte. Un plauso al comitato organizzatore, la cui idea di organizzare questo evento ha coinvolto da subito una molteplicità impensabile di persone, giovani e meno giovani, che a vario titolo hanno rappresentato la storia della società. Personalmente ho il compito di far rivivere un po' la storia di una parte di questi 50 anni, ed in particolare il periodo degli anni 80-90, che fu sicuramente quello più intenso di eventi societari. Vorrei però partire non dal 1973, ma un po' di anni prima. Il 73 è l'anno ufficiale della prima affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio, ma di fatto il calcio sovramontino, con un minimo di organizzazione societaria, è iniziato nei primi anni 60, quando alcuni sovramontini, con tanto entusiasmo e buona volontà, si misero all'opera per sistemare un campo cercando di livellare i solchi della semina. Terreno messo a disposizione gratuitamente da Isidoro De Cia, detto Doro, che poi il comune molto anni dopo ne divenne proprietario praticamente a costo zero. Con queste premesse si mise insieme la prima squadra di Sovramonte. Lo spogliatoio alle origini era un bark, credo che tutti sappiate cos'è un bark, dove depositare i pantaloni lunghi e indossare le braghette corte. Le porte erano costituite dai due pali, e la traversa non c'erano neanche le reti, quindi qualche volta magari un gol poteva essere contestato dal fatto che non si vedeva il pallone in rete. In tale contesto iniziarono le prime partite amichevoli tra le varie frazioni di Sovramonte e i primi tornei del centro sportivo, la cui squadre, per fare qualche nome, erano la Feltrese, perché oltre alla prima squadra la Feltrese anche aveva una squadra CSI, la Loretana, la Dinamo Velai, San Vittore, Monte Tomatico. Così iniziò la storia del calcio sovramontino.
Credo sia giusto dare il merito a questi primi pionieri del calcio e mi riferisco in particolare a Vittorio Rincau, che fu il presidente fondatore, De Paveri Angelo, segretario e factotum della società, Zanini di Fabio, che fungeva da allenatore e giocatore di questa prima squadra. La prima partita fu proprio contro la Paltrese. La formazione che in campo era composta da Alfredo Pacchin, Gino Della Corte, Pasqualino Della Corte, Saverio Rincau, Ruggero Casagrande, Valerio Antoniol, Vilmo De Bortoli, Tessaro Giovanni, Giuliano De Cia, Alberto De Faveri e Fabio Zanini. Questa è la prima formazione ufficiale del 1964. Il risultato fu 2-0 a favore del Sovramonte, con le reti di Gianni Tessaro e Fabio Zanini. La Feltrese era venuta qua con tanto di blasone, convinta di fare un boccone di questa squadra che nessuno conosceva, e si sono portati a casa due peri. Ci furono tanti altri giocatori a disposizione, però mi limito sostanzialmente a ricordare quelli di prima, perché altrimenti si farebbe troppo lunga. Erano anni in cui comunque l'entusiasmo superava qualsiasi ostacolo e qualsiasi carenza tecnica o di struttura. Detto doverosamente questo, torniamo al 1973, anno della prima iscrizione alla Federazione Gioco Calcio. Il primo presidente che firmò la filiazione fu Vittorio Rincau, in continuità con gli anni precedenti, che assieme ad altre 15 persone formò il primo consiglio direttivo. Nella stagione sportiva 73-74 si diede così inizio all'avventura del primo campionato in terza categoria. La prima partita, manco a dirlo, fu con la Lamonese. La formazione che scese in campo contro la Lamonese fu Severino Turra, Claudio Del Cortivo, Cosalter Aldo, Fernando Minazzato, Piero Zannini, Gianni Tessaro, Aldo Todesco, Semplicio Del Cortivo, Mario Della Corte, detto Ciccio, Cimino Vittorio, Marchese Giacomo, allenatore Fabio Zanini. Il risultato purtroppo quella volta fu 4-3 a favore della Lamonese, e quindi quella volta abbiamo fatto un brutta figura. A Vittorio Rincau succedette dopo Francesco De Cia. Francesco accettò questo incarico con l'umiltà che lo caratterizzava, tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Attorniato da validissimi collaboratori, cominciarono ad arrivare le prime soddisfazioni calcistiche, che sfociarono con la prima promozione della società in seconda categoria nella stagione sportiva 76-77. Quindi in quell'anno il Sovramonte approdò per la prima volta nella seconda categoria. Nel 1978 il sottoscritto ebbe l'onore di subentrare alla guida della società, rimanendo in carica fino alla stagione 92-93. Quindi 15-16 anni dedicati sostanzialmente al calcio Sovramonte. Permettetemi di soffermarmi qualche minuto su quegli anni, probabilmente il periodo più florido dell'US Sovramonte, che personalmente, assieme a tanti di voi qui presenti, ho avuto la fortuna di vivere in prima persona. Tantissima voglia di mettersi in gioco e un contagioso entusiasmo che accomunava tutta la comunità sovramontina furono elementi caratterizzanti e di traino per l'attività di quel periodo. Tante emozioni, il confronto con altre realtà del vicino territorio, la preparazione precampionato, i vari campionati che ci devono coinvolti con le squadre blasonate del Trevigiano, le sfide estive del torneo delle frazioni, le vittorie strappate con i denti, l'orgoglio e la gioia delle promozioni in seconda e prima categoria, le retrocessioni, le trasferte in Svizzera, momenti indimenticabili che spesso, quando ci incontriamo per un aperitivo o un caffè, ci portano spesso a dire «bei tempi quelli». La società, dirigenti, consiglieri, giocatori, era come una grande famiglia che condivideva tutte le emozioni e naturalmente anche le delusioni. Momenti di gioia e di amarezza collettivi. Pur militando nella categoria dilettanti, ci sentivamo tutti un po' professionisti. Eravamo una delle poche squadre che aveva nel proprio organico anche il preparatore atletico professionale, il professor Valerio Stack, che mando un saluto. Squadre anche blasonate e con mezzi tecnici ed economici più importanti dei nostri ci ammiravano, invidiavano la nostra organizzazione e i risultati sportivi impensabili per una piccola realtà come Sovramonte. Ci invidiavano anche gli spettatori, che erano sempre molto molto numerosi sugli spalti.
Personalmente ricordo con stima e affetto i tanti, tantissimi collaboratori che mi hanno affiancato alla guida della società. Tante persone meravigliose, sempre disponibili, pronte a rinunciare al loro tempo libero e qualche volta anche alle ferie per dedicarsi alle attività di supporto operativo e alla gestione delle varie squadre. All'interno della società erano presenti tutte le categorie, pulcini, giovanissimi, allievi, juniore, squadra femminile, prima squadra. Molti dirigenti di allora sono qui presenti, e vorrei, se mi è consentito, dare un particolare ringraziamento a quelli che sono qui a fianco a me, vale a dire dal Solermario, Fiorenzo Perotto e Zannini Giuseppe, che sono sicuramente le persone che mi sono state sicuramente più vicine nel portare avanti questa meravigliosa attività sportiva. Purtroppo alcuni di loro non ci sono più e mi riferisco in particolare a Euriolo Dalla Valle, che forse lo conoscete come Tony Canello, a Reato Vittorio, che fu prima vicepresidente e poi presidente, Enrico Cecchella, che pur essendo innamorato della Feltrese aveva trovato a Sopramonte l'ambiente ideale per vivere il suo sport preferito. Volevo ricordare anche uno dei segretari che purtroppo non c'è più, che è il professor Bottegal Giorgio, che anche lui purtroppo ci manca. Erano tutte persone indimenticabili che hanno dato molto, moltissimo all'Unione Sportiva Sopramonte. Vorrei citare adesso un po' alcuni allenatori, alcuni giocatori che hanno fatto parte di questa storia. Tanti allenatori che hanno contribuito al successo della nostra società in quegli anni. Partiamo dalla prima squadra. In primis Zannini Fabio, Salvatore Coletta, Fernando Minazzato, che era in doppia veste, Antonio Forlin, Valerio Bettega, Bruno Achillea, Gabriele Spada, Vittorio Ferrino, Gino Corso e due che purtroppo non ci sono più, Antonio Conte e Piero Basei. Ogni tanto mi capita di parlare con qualche nostro ex allenatore e al di là dell'amicizia creatasi con tanti di noi hanno conservato tutti un bellissimo ricordo dell'esperienza sopramontina. Per le squadre giovanili vanno nominati sicuramente Rino De Cia, Renzo Bernardi, Reato Fiore, Antonio Ceccato e due accompagnatori che erano sempre presenti, e mi riferisco a Reato Semplicio e Tiziana Amedeo. A queste persone era delegato l'obiettivo di evidenziare i saggi valori educativi della vita, valori che vanno ben al di là delle capacità calcistiche. Molti di voi qui presenti, oggi adulti, sono maturati e diventati grandi grazie anche a loro. Purtroppo Fiore ed Antonio non ci sono più, persone meravigliose, infaticabili, che con la loro capacità, la loro umiltà, la loro passione erano di esempio e punto di riferimento dei nostri giovani ragazzi. Grazie, non sarete mai dimenticati. Ricordare tutti i tesserati di questi 50 anni ci metterei una giornata intera. Avrei la lista completa, ma credo che sarebbe molto lunga e vi farei perdere il pranzo. Ho la certezza che per tutti i ragazzi tesserati per l'Unione Sportiva Sopramonte sia stata un'esperienza positiva di crescita e divertimento. Mi auguro che l'Unione Sportiva Sopramonte rimanga sempre nei ricordi piacevoli della vita di ognuno di loro. Permettetemi solo di dedicare un ricordo a chi non è più tra noi: Baratta Enrico, Baldissera Mario, Filosa Graziano. Questi giocatori purtroppo ci guardano da lassù. Spero però, tra i tanti nomi che dovrei fare, di non far torto a nessuno se cito alcuni giocatori sopramontini della prima squadra
che hanno vissuto attivamente in prima linea tutte le vicende societarie, prima da giocatore e poi per molti anche con il ruolo di dirigente nei vari ruoli. E mi riferisco ad Alcortivo Claudio, capitano storico della squadra, Aldo Todesco, Mario Gorza, Hermes Longo, Reato Semplicio, De Bortoli Florindo, Minacciato Fernando, Dal Cortino Semplicio, Longo Armando, Bottegalle Roberto, Dalla Corte Giuseppe, Antoniol Catullo, Reato Paolo, Be Gianfranco, Tessaro Gianni, Be Floriano, forse ne dimentico anche qualcuno, però questi meritano veramente un doppio applauso, perché dalla nascita del Sopramonte fino anche ai giorni attuali sono ancora parte integrante della società. Un sincero ringraziamento va di dovere anche ai tanti giocatori non di Sopramonte che si sono impegnati, sono integrati magnificamente nella realtà sopramontina. Prova ne è che tanti di loro, quasi tutti credo, sono presenti e non sono voluti mancare a questo significativo evento. Anche per loro Sopramonte si era rivelato un ambiente ideale. La loro presenza ha contribuito ai successi della nostra società, portando sicuramente qualità, competizione, entusiasmo generalizzato anche tra i tifosi. Meriterebbero di essere anche loro elencati tutti. Bravi. In quegli anni 70-80 Sopramonte era discretamente popolata da tanti giovani e per questo motivo è stato facile, tra virgolette, dare spazio e divertimento a tutte le età, dagli 8-10 anni fino ai 40 anni, Pulcini, allievi, under 18, prima squadra, amatori, ce n'era per tutti. Con tutte le squadre abbiamo ottenuto risultati eccellenti nei vari tornei con molte soddisfazioni, vincendo varie promozioni con la prima squadra, ma anche qualche titolo provinciale nel settore giovanile, come nel caso degli allievi. Va citata naturalmente anche la squadra femminile che ha calcato il nostro campo per qualche anno, allenata da Antonio Ceccato. La squadra femminile portava molta curiosità e simpatia in tutti e contagiava il sorriso di molti sopramontini. Una citazione particolare vorrei farla per Bruno Sasso e Giovanni Caleguer. Il primo, Bruno, instancabile e ogni presente guardialine nella maggior parte delle partite, in tutte le competizioni dove era impegnato l'Unione Sportiva Sopramonte. Il secondo, Giovanni, massaggiatore insostituibile di tutte le squadre, compresa la squadra femminile. Lui sicuramente avrà e conserverà un particolare e un bellissimo ricordo di quella specifica esperienza. Le donne probabilmente ti entusiasmavano più degli uomini. Consentitemi di percorrere assieme qualche passaggio sulle date sportive più significative di questi 50 anni, augurandomi che la memoria non mi abbia giocato qualche scherzo. Come abbiamo visto, nei primi anni 70 c'è la nascita della squadra. Nel 73 c'è l'affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il campionato 76-77 si vince il primo campionato di terza categoria e conseguente passaggio in seconda categoria, che purtroppo nella stagione successiva 77-78 ci vede retrocedere subito. Nel 79-80, per la seconda volta, l'Unione Sportiva Sopramonte vince il campionato di terza categoria, spuntandola sulla Lamonese. Anche questa volta gli amici di Lamon hanno dovuto subire il nostro predominio. Dopo un paio di stagioni in seconda categoria si retrocede e per qualche anno, anche per la mancanza del nostro campo, usando il campo della Lamonese,
partecipiamo al campionato di terza categoria sempre e comunque da protagonisti. Nell'84-85 ritorniamo, pur con una deroga provvisoria, a giocare nel nostro campo sportivo e nella stagione 85-86 otteniamo la terza promozione in seconda categoria, dove questa volta diamo un po' di continuità per diversi anni, arrivando all'apice con la promozione in prima categoria nella stagione 92-93. La promozione fu un po' rocambolesca, ma sicuramente meritata. Su questo specifico momento magari poi chi mi seguirà vi dirà qualche aneddoto o vi svelerà qualche segreto. La prima categoria era un impegno molto sfidante, sia in termini logistici, economici e tecnici da affrontare da soli. E per questo si diede atto alla fusione con la Lamonese a partire dalla stagione 93-94, con la denominazione Magazzini Nico SL. La Magazzini Nico rimase in atto fino alla stagione 96-97, 4 anni, sempre in prima categoria, con risultati sicuramente eccellenti. Alla presidenza si alternarono Reato Vittorio e Corra Paolo. In questo contesto credo doveroso ringraziare tutti gli sponsor locali e naturalmente lo sponsor principale, Magazzini Nico, che hanno contribuito in modo determinante al successo della nostra società sportiva. Senza di loro, per una piccola società come la nostra, non sarebbe stato possibile affrontare campionati di questo profilo. Consentitemi in questo contesto di ringraziare anche gli allora dirigenti della Lamonese, che in deroga al campanilismo storico delle due squadre accettarono con tantissimo entusiasmo l'esperienza di unire gli sforzi. Oggi sono qui presenti dei rappresentanti e quindi un applauso va anche a loro. Come innanzi detto, la Magazzini Nico si fermò nel 96-97. A partire dalla stagione successiva, Sovramonte e Lamon decidono di partire dalla terza categoria con la denominazione AC Mix SL. Rimase in essere per 6 anni, alternando campionati di terza categoria e qualche campionato di seconda categoria. I presidenti di quel periodo, Corra Paolo, Gaio Giuseppe, Sasso Bruno. Sulla panchina si alternarono Gino Corso, Marco Be, Adriano Sommarriva, Luca Testa e forse anche qualcun altro che in questo momento non ho in testa. Oltre al Mix LL e LS, come prima squadra nel medesimo periodo, l'Unione Sportiva Sovramonte partecipò per diversi anni al campionato centro sportivo veterani, dove si alternarono in qualità di allenatori Franco Rec, Enrico Barat, con la presidenza di Decia Francesco. In quel periodo ai veterani si fiancò anche una squadra di ragazzi più giovane che per alcuni anni affrontò il campionato CSI guidata da Gorda Mario. Dopo l'esperienza CSI nella stagione 2008-2009, l'Unione Sportiva Sovramonte si iscrive questa volta in autonomia, senza la Lamonese, al campionato della FIGC di Belluno di terza categoria, dove rimase 6 anni raccogliendo anche qualche bella soddisfazione, con l'alternarsi nel ruolo di allenatore di diversi ex giocatori di Sovramonte. Successivamente, a partire dalla 2014-2015, l'Unione Sportiva Sovramonte abbandonò la terza categoria e partecipa ai vari campionati CSI con la presidenza attuale del giovane Cristian Zannini e con l'alternarsi di alcuni allenatori. Quali? Zannini Andrea, dalla Valle Roberto, Slongo Massimiliano. A tutti loro, presidenti, dirigenti, allenatori, va un particolare applauso per aver tenuto vivo il calcio sovramontino in questi anni. In questi anni pieni di difficoltà sia in termini di risorse umane che economiche. A loro un grande augurio di continuare ancora per molti anni. Se mi concedete ancora qualche minuto, oltre alla cronaca sportiva citata, vorrei ricordare anche altre tappe importanti della nostra società. Chi è nato prima degli anni 70-75 si ricorderà sicuramente del vecchio campo sportivo. Le squadre ospiti che venivano a giocare a Sovramonte, molto volgarmente, lo definivano un camp de patate. Andiamo a giocare sul camp di patate a Sovramonte.
per non parlare degli spogliatoi dove si doveva fare il doppio turno per lavarsi. Nei freddi inverni di allora, in qualche occasione, si doveva far scorrere l'acqua calda per sciogliere il ghiaccio che si formava sul pavimento. Per fortuna che c'erano Flora e Francesca, che con il loro immancabile... Flora e Francesca che con il loro immancabile tè caldo davano un po' di comfort ai ragazzi. Erano condizioni non certo di sicurezza, con bombole di gas all'interno degli spogliatoi oggi non sarebbe possibile. Con queste precarie e difficili circostanze logistiche, unite all'entusiasmo che si era formato intorno all'Unione Sportiva Sovramonte, si pensò di chiedere al sindaco e alla giunta comunale di allora un progetto per la sistemazione e il rifacimento dell'intera area sportiva. Il comune accettò l'idea e iniziò la progettazione della nuova struttura. Nello specifico contesto, un doveroso ricordo dell'allora sindaco Giambattista Dalla Corte. Giambattista Dalla Corte, che con molta tenacia e coraggio di scelta politica condivise l'idea dell'Unione Sportiva Sovramonte di realizzare la nuova struttura. A dire il vero, qualche piccola diatriba iniziale in comune ci fu, in quanto alcuni consiglieri comunali vedevano il nuovo campo come un'opera faraonica e non valeva la pena spendere importi così significativi, ma alla fine comunque l'intervento fu condiviso da tutti. A quei tempi non c'erano i fondi di confine e i soldi a disposizione erano pochi. Era quindi necessario scegliere quale opera fare o non fare. Fu una scelta sfidante e coraggiosa dell'amministrazione, ma risultante sicuramente vincente. La struttura è stata ed è tuttora punto di riferimento, di ritrovo, di divertimento, di socialità dell'intera comunità sovramontina. Nell'ottobre del 79 viene approvato da parte del Comune il progetto del nuovo campo sportivo. Dall'inizio del progetto ai lavori passano quasi 3 anni, atti burocratici e vari adempimenti amministrativi, appalti allungano di molto i tempi di partenza. Nell'82 iniziarono i lavori nel campo sportivo. Nell'84 terminarono e ci viene data in deroga, come dicevo prima, l'utilizzo del campo. Il costo complessivo dell'opera fu pari a 370 milioni, esclusa le tribune. Io capisco che può essere lunga la mia storia, ma credo che possa essere anche interessante, soprattutto per i giovani, conoscere le date e la storia della nostra società. Nel 1986 abbiamo finalmente l'omologazione tecnica per l'utilizzo della struttura sportiva che ci permetteva di disputare le gare anche di campionati di categoria superiore. Dopo qualche giorno dall'omologazione, precisamente il 12 agosto, storica amichevole con la squadra primavera plurititolata dell'Inter, allenata nel periodo da Mariolino Corso, ex giocatore dell'Inter di Herrera, poi del Genoa e della Nazionale. Fu un grande evento che portò oltre 1000 spettatori a Sovramonte, una grande festa. Di quella giornata mi piace ricordare un piccolo aneddoto, riguarda uno dei nostri giocatori, Enrico Barat. Ragazzo con una passione e una grinta esplosiva che contagiava tutti i compagni di squadra, soprattutto i più giovani. Durante la partita con l'Inter, Enrico, a seguito di un duro contrasto con l'avversario, subisce una ferita profonda ad un polpaccio che necessita di alcuni punti di sutura. Il ragazzo viene portato negli spogliatoi e il medico gli dice: come ti chiami? Enrico Barat. E il medico gli dice: Enrico, sono costretti a farti alcuni punti per saturare la ferita, sentirai un po' di male. Ed Enrico con molta determinazione e innocenza gli risponde: dottor, non si preoccupe, il male e i punti sulla gamba non sono un problema, i punti che fanno male sono quelli che si perdono in campo. Faccia presto che devo tornare in campo. Questo per raccontarvi, per dirvi con che spirito entravano i nostri ragazzi nel campo. Ho quasi finito, Il passo successivo per la struttura sportiva fu il 1992. In quell'anno si operò il completamento e l'omologazione delle tribune con costo di circa 80 milioni.
Questo importo ebbe un finanziamento molto consistente, circa il 90%, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, grazie all'interessamento dell'amico Fiorenzo Perotto, che allora era consigliere regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Quindi un applauso anche a Fiorenzo e a me. Abbiamo percorso un po' di storia della nostra società. 50 anni, un percorso lungo, ricco di iniziative, pieno di difficoltà, ma anche di grandi soddisfazioni. 50 anni che hanno permesso a tante persone di trovare un luogo comune dove trovarsi con amici e passare qualche ora di spensieratezza. Nel mio caso, ad esempio, non vi nascondo, ma credo anche in tanti di voi, alcune delle amicizie più importanti della vita quotidiana vengono proprio dallo spogliatoio del Soccalcio Sovramontino. 50 anni che hanno visto maturare molti ragazzi praticando e vivendo lo sport con la bellezza di viverlo con gli altri. In questi 50 anni decine e decine di ragazzi sono cresciute nelle varie squadre giovanili del Sovramonte e in tale contesto un particolare ringraziamento va anche ai genitori di questi ragazzi che hanno sempre accordato piena fiducia al lavoro fatto dalla società, lavoro ricreativo ma anche formativo e di crescita umana. Ricordare tutti sarebbe impossibile. Ho la certezza che tutti i ragazzi tesserati per l'Unione Sportiva Sovramonte sia stata un'esperienza positiva di crescita e di divertimento indelebile. Ai giocatori presenti, mi auguro che l'US Sovramonte rimanga sempre nei ricordi piacevoli della vostra vita. Mi sono dilungato molto, spero di non essere stato noioso, ma mi auguro di aver risvegliato piacevoli ricordi. Prima di dare seguito alla festa, vorrei passare la parola ai miei più stretti collaboratori di allora, che magari integrano con qualche episodio anche simpatico la nostra attività che è durata qualche decennio. Grazie a tutti, buon divertimento per il mondo. Allora, a Fiorenzo diamo la parola. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ringrazio naturalmente gli organizzatori di questa magnifica giornata, Davide, Cristian, Massimiliano e tutti quelli che hanno comunque collaborato con loro per rendere più piacevole possibile questa grande giornata. Ringrazio naturalmente Iseo per quello che ha detto e trova in me il 100% del consenso di tutte le sue parole. Naturalmente in questo discorso, forse anche magari volutamente, ma per dare spazio un po' anche a noi di dire qualcosa, se no parlare per ultimi è sempre la peggior cosa, mi dicono, e ricordo però in quel periodo, e a tutti va un grazie, a quelle che erano le allora morose, mogli e compagne, che ci hanno sopportato per le nostre mancanze e nella famiglia in tutto quel periodo, per cui un applauso va anche a tutte quelle che sono state le signore. Faccio un passaggio con dei collaboratori che negli ultimi 5 anni del calcio Sovramonte hanno collaborato con me per le cosiddette pulizie domenicali e preparazione del campo: Bruno Sasso, Armando D'Incau, Gianpietro D'Incau, Claudio Antonioli. E per 5 anni ogni partita casalinga abbiamo sempre cercato di rendere l'impianto sportivo dignitoso e accettabile da parte di tutte quante le squadre, col motto meglio una stalla pulita che un salotto sporco. Questo era il nostro motto. Vado a braccia perché non sto naturalmente a leggere. Parlavamo prima di episodi un po' particolari che sono successi durante questa storia, ma direi il primo che mi viene in mente è quello che in occasione dell'ultima gara di campionato, di un campionato già vinto, volevamo fare qualcosa di particolare o creare qualcosa di particolare. Allora abbiamo inventato una cosa, siamo andati all'Aeroclub di Belluno, abbiamo detto: l'ultima partita del campionato facciamo arrivare un pallone con le caramelle e quei palloncini prima all'inizio gara. Insomma, per farla breve, quel pallone non è mai arrivato perché l'aereo è andato a Lamon invece che a Sovramonte.
questa è un po' la storia, è stata un po' la nostra storia, ecco. Poi come ricordi di allora, ricordo che durante una partita la Monese Sovramonte viene espulso il giocatore Bellumat, anzi viene notificata l'espulsione al giocatore Bellumat, poi l'arbitro mette via il cartellino, tira fuori il giallo e la partita riprende. Noi naturalmente erano anni che i regolamenti si sapevano fino a un certo punto, facciamo ricorso e ci bocciano il ricorso in Veneto e facciamo ricorso alla CAF e andiamo a Roma, io e Mario, bella esperienza anche quella, siamo andati a Roma con il nostro aereo, siamo arrivati giù, siamo andati dentro alla CAF, che non è cambiata neanche adesso, la CAF non è altro che un salone vuoto, dove ci sono 30 persone attorno a un ferro di cavallo, tu sei al centro, esponi le tue ragioni e poi ti dicono grazie, arrivederci, le faremo sapere. Al di là di poi che hanno confermato che l'arbitro aveva eseguito bene la procedura, perché in pratica aveva notificato sì l'espulsione, però non essendo stato ripreso il gioco non c'era influenza sul risultato sportivo di fine gara e pertanto abbiamo fatto anche questa esperienza. No, diciamo che non è proprio così, perché in quell'occasione il Comitato Regionale Veneto ci aveva, siccome era un caso un po' particolare, che non c'era ancora storia scalcistica di queste vicende, ci aveva detto fate ricorso che poi noi vi rimborsiamo naturalmente tutte quante le spese che avete sostenuto, perché noi serve come precedente nelle prossime occasioni che dovesse capitare ancora questa vicenda, e così è stato. Poi una cosa che ricordo molto volentieri è quella serata passata sul Nevegan con Gigi Olivier e i dirigenti dell'Inter per fare la trattativa della partita dell'amichevole che poi abbiamo portato qua a Sovramonte. È stata una serata impegnativa dove naturalmente ti confronti con dirigenti di una certa qualità e comunque alla fine, grazie anche all'appoggio di Olivier, siamo riusciti a fare questa amichevole. Ricordo che subito dopo quell'accordo, che ho visto che tra l'altro è anche fuori già pubblicato, ho chiamato Iseo, era circa penso 11:30 di sera, e gli ho detto guarda, ho detto che ho combinato con l'Inter, che viene su, facciamo sta amichevole, inauguriamo il campo, e lui mi fa ma tu sei matto, mi ha detto dai sono le 11:30, lasciami dormire, no, ho detto guarda che è vero. E poi si è reso conto e il giorno dopo naturalmente abbiamo con la collaborazione di tutti i dirigenti, i volontari, abbiamo manifestato questa cosa alla stampa e abbiamo portato a buon fine anche questa vicenda, ecco, come ricordava naturalmente Iseo. Poi in questi anni ricordo anche degli attimi di paura quando dalla Libera ha avuto quello scontro di gioco e per fortuna c'è stato un intervento di Peppi Zannini insieme al massaggiatore del Corsa Martino, che era la squadra che giocava contro di noi e che diciamo senza mezzi termini hanno salvato la vita dalla Libera, e un grazie a loro, a chi c'è e a chi non c'è. Poi ricordo l'ultima partita del campionato di seconda categoria, che eravamo in testa e noi avevamo appunto lo scontro in casa col Fiori Bar. I tifosi avevano preparato naturalmente manifesti e di tutto e di più per festeggiare questa promozione, ma purtroppo a fine gara avevamo perso 2-1 e nonostante tutta la buona volontà dei giocatori in campo non siamo riusciti a pareggiare quella partita, che a noi bastava un punto per vincere matematicamente il campionato. E persa la partita ci siamo trovati tutti quanti con la squadra da Ovidio, come era già previsto prima, e però subito dopo la gara Iseo mi ha avvicinato, mi ha detto ma Fiorenzo, ha detto dobbiamo vedere, ha detto perché se non ricordo male il regolamento prevede una certa cosa e il loro segnaline non ha l'età per poter fare il guardialine. Allora gli ho detto guarda, ne parliamo dopo un attimo a quattro occhi, così durante la cena i ragazzi ci siamo trovati fuori e lui mi ha detto guarda, ci sentiamo più tardi che vado a casa, tiro fuori le carte federali, verifico tutto quanto.
in realtà questo era vero, perché il regolamento purtroppo o per fortuna prevede che per chi ha 15 anni, un'età inferiore ai 15 anni, ci vuole un nulla osta particolare della federazione per praticare l'attività sportiva in campo a livelli di calcio dilettanti. E così, insomma, verso mezzanotte ci siamo sentiti, mi ha confermato che il regolamento era quello. La mattina dopo, naturalmente le cose le sapevamo noi, non avevamo ancora divulgato niente, mi sono recato a Mestre, dove ho parlato col presidente, e il presidente mi ha detto: guarda, voi fate il vostro ricorso, noi naturalmente procediamo col programma del campionato, perché il campionato prevede lo spareggio e dovete fare lo spareggio, poi sarà la giustizia sportiva che darà l'esito. E difatti abbiamo predisposto il ricorso, la settimana dopo abbiamo fatto lo spareggio a Sedico di fronte a un pubblico spettacolare. Mi ricordo una partita esemplare anche da parte dei nostri giocatori, purtroppo la partita l'abbiamo persa ai calci di rigore. Qualche settimana dopo naturalmente è uscita la sentenza che ci dava il risultato a tavolino 2-0 e il campionato l'abbiamo vinto noi. Naturalmente in questa vicenda eravamo un po' dibattuti, era giusto fare ricorso, non era giusto fare ricorso, era sportivo, era antisportivo, mille cose che ti vengono per la testa in quei momenti là. Alla fine abbiamo deciso una cosa molto semplice, abbiamo detto: noi siamo dirigenti del Sovramonte, dobbiamo tutelare la nostra società, se gli altri hanno sbagliato è un problema di non rispetto ai regolamenti e pertanto noi decidiamo di andare avanti per la nostra strada, e così abbiamo fatto. Ecco, questa era un po' la situazione. Una cosa importante inoltre, in tutti questi anni, mentre qualcuno si dedicava ai campi, alla burocrazia, ai giocatori, agli allenatori, io mi ero dedicato un po' a quello che era il rapporto con le federazioni, perché in una squadra di calcio, quando gestisci in maniera diretta queste problematiche, devi comunque avere un rapporto buono con le istituzioni. E in pratica avevamo appunto instaurato un ottimo rapporto sia col comitato provinciale, allora guidato da Tomaselli, sia dal comitato regionale Veneto, guidato dal presidente Galluppo, che è quel Galluppo che tramite in pratica un finanziamento della federazione del settore impianti sportivi ci aveva fatto avere quel contributo per l'ultimazione delle tribune del campo, che sono tuttora presenti. Ecco. Poi la mia storia si ferma nel 92-93, quando Iseo ha lasciato per motivi di lavoro e io sono entrato in federazione. Sono entrato in federazione dove sono rimasto in pratica per 20 anni e ho sempre seguito naturalmente le vicende delle squadre di calcio bellunesi, in particolare naturalmente quelle che sono state poi il proseguo dell'attività calcistica del Sovramonte. Ma su quello che è stato dopo, passo la parola a Mario, perché attualmente è l'unico ancora dirigente in attività e che ha percorso tutta la storia prima, durante e dopo la nostra presenza. Grazie. Ma secondo voi si può parlare anche in dialetto? No, visto che mi ho sempre sentito le quale bestemmie, le robe che si dice, tutti i porchi così, ho sempre sentito in dialetto. Tutto? No, mi volevo ricordare. Intanto voglio ringraziare anche a me tutti gli organizzatori, perché avevo messo in piedi una cosa straordinaria veramente, cosa che non avrei mai pensato che si potesse rivivere. E quindi un forte ringraziamento a tutti voi altri. Mi fa ricordare un po' chi che non è più in vita, e qui gli esistenti, e giocatori, ex giocatori. Ho due o tre aneddoti solo da raccontare, quindi sarò molto più breve di Iseo. No, perché le ore è mai alto. No, in mente due o tre cose simpatiche. La prima è quella dell'anno del metro di neve, chi se lo ricorda, che era Vignesco, avevamo una partita importante col Pederoba la domenica, e gli ordini del capitano Fiorenzo, noi eravamo addetti alla logistica, mia e Beppi e così, era quello di sgomberare il campo e prepararlo per la domenica. Non si poteva
sta senza giocare la domenica. Allora sono andato a Carlo Moro, ho detto fammi il piacere, prestami la ruspa, con bisogno di buttare via la neve sul campo. Sono andato a togliere la gommata da lui, un iniziale mio Fernando, mi ricordo, Fernando che verrea le reti e taglia le reti per buttarla fuori, e mico la palla, uno lavora giovedì tutto il dì, venerdì tutto il dì e tutto il venerdì notte per volare il campo, per prepararlo per la domenica. Dopo, adesso che era bel bianco e così, un chiamato Giorgio, l'era su col baghi e l'ha tirato un cancello dal campo e l'ha attaccato a girare ritorno finché l'ha tirato il lustro come al tappeto, era come qua. Dopo però era il problema come il signore che con la calce bianca sulla neve. Allora qualcuno è partito da qua, sono andati alla Renova Racing a Fede che fiamo per noi, che ho metà tutte le macchine del polver negro, poi è pieno 4-5 sacchi neri, sono gesti in su e dopo il Giappone si dice però con le mani e un segnale campo è preparato. Ho in mente che mi era fuori spogliatoio in fondo, la domenica verso le 2, arriva Trinca che era il presidente, 131 Fiat color rosa, 150 kg di peso, smonta la macchina e fa così, quasi ci avevamo il campionato. Comunque, logicamente sulle porte, come che succede anche adesso in qualche campo, ti metteva un po' di segadura, no? Allora su quella porta lui in fondo là, che era un ghiaccio, che era lustro come il tavolino, bel lustro. Allora che era Florindo in porta. Poeta Florindo, dito che se ne butta due sacche di segadure, chi te sa che sono che ne è già, sono portiere non sa un cazzo, quindi se potrei avere come farlo. E metto un due coso, arriva entro, fatalità al primo tempo che tocca per roba, dove vado. Due tiri, uno d'Hermes, se non ricordo male, che ha fatto un tiro e è andato per buttarsi nel dicembre, io uno sempre. Come è stata una roba veramente, cioè, veramente bella. Vai velocemente una cosa che un bel ricordo ho, che del torneo organizzato di Tor a Zurigo. Quella era 2-3 anni che rompeva le balle, dove veniva dentro, giocare con l'Interclub a Zurigo. Insomma, deciso, fine campionato, dove a Zurigo tutti quanti. Corriera, Garbin. Allora, le venne su, ne ha cargato su tutti, mi era venuto su con lui da Feltre perché abiteva. Venivano su, caricò tutti, sono partiti, sono arrivati due, il ponte, appena fuori del ponte Odra, che neanche l'altro pontesella, che neanche la curva stretta, brum, su per la roccia, e va di qua, partivo un benico. Dopo arrivò in autostrada, allora mi ero sentato avanti, io e mica ne avrei zero, arrivò in autostrada, la corriera la fece così, questo andare in entro. E mi diceva Aseo, ma sa tu che le dici non mi fa? Ah no, guarda che lei è asfalto. Ora è asfalto. Comunque insomma, bene o male sono arrivati a Zurigo. Il problema è stato tornare in Rio montano su tutti, ed era appena il primo pomeriggio, mi pare che sono partiti. Verso le 6:30 sono arrivati a Lugano, ed era un tocco il fia così, e scappare, così. Se fermo a Lugano a fare pieno sul montatore, scusa la roba, pagare le robe, o te ti fermo a dormire, fai un bambino Porsche, domani mattina ho portato a corriere a Veci, a Mar, ho bisogno di arrivare fuori, boh, allora vuoi che ne altre due robe, o te dormi, o guidi me, o fai smontarlo tutti, non ho alternative, ma ti hai tu la patente, mi no, ma uso che sia, che per via la corriera, ma sono per te. L'incoscienza di uno come me, di avere due bambini a casa, uno di 3 anni e uno di 1 anno. Mi sono ciappato la corriera, lui si è seduto a fianco, l'ho portata fino a Vicenza Ovest, che era l'alba. Mi ricordo solo che l'aveva 7 marce, non ho fatto in tempo a mettere la settima, lui l'ha già ripartita. Vorrei ancora qualcosa, ma mi fermo qua perché giustamente chi che ha preparato magari sarà pronti. Vi ringrazio tutti di nuovo per avermi fatto vivere una festa. Allora,
visto che lei qua, che l'ho sempre a parlare, che fanno dire due parole, e manco il cedis, e dopo per un aperitivo, è un set. Allora mai come oggi sarò breve o no? Sarò brevissimo. Allora, nel frattempo che Iseo parlava e ci raccontava la storia del glorioso Sovramonte, è arrivato anche il collega sindaco di Mer, che salutiamo, Tony Loss, grazie. Allora, ieri abbiamo inaugurato la mostra, è stata un'emozione unica. Penso che quelli che non l'hanno vista ieri la vedono oggi, veramente è un ricordo meraviglioso. Abbiamo sentito le glorie del passato, veramente, dell'US Sovramonte, però rivivo ancora l'augurio che quello che è stato vissuto dall'US Sovramonte in questi 50 anni non sia solo ricordo, ma sia anche uno sprint per continuare. C'è una squadra, adesso ci sono i ragazzi, sono veramente pieni di volontà, sono giovani, quindi un augurio che si possa veramente continuare alla grande. Grazie ancora a tutti e buona festa. Io sono un appendice. Ricordatevi che noi, come squadra del Sovramonte, abbiamo avuto anche una trasferta in Spagna. Voi pensate solo che sono solo qua. Una trasferta in Spagna, e io adesso, perché è tardi e dobbiamo mangiare tutto, ma sarebbe, questa è un'altra storia. Vi ricordo solo una cosa: abbiamo comprato il biglietto, era l'82 quando abbiamo vinto, ricordate che abbiamo vinto, abbiamo comprato i biglietti degli argentini alla gasolinera che era il nostro sede per 600 pesetas, 6.000 lire col Brasile, perché loro avevano già comprato i biglietti, perché pensavano di fare un boccone dell'Italia con il Brasile. Loro andavano indietro perché c'era la guerra con le Falkland, si ricordate, l'82, e noi abbiamo vissuto una cosa meravigliosa. Basta, mi fermo qua.
perché se vincione le morose non le paga, e se perdono le cose le paga 10.000 lire. Thank you.
tutto giù il partito adesso. Mi cambia il vento. Un po' mi tossicare.
collusione con il Taguaro, secondo me un po'. Il pallone non è torna pira! Dai, chiaro, e l'arbitro! Martellino!
E lo chi che fa? Buon posto. Non metti via tutto mio adesso, basta. Viste! 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 Viste!